A Campobasso, nel cuore del centro storico, in via Veneto, da qualche giorno c'è una luce in più. Fuor di metafora è l'accensione di una nuova attività commerciale, fatto tutt'altro che scontato di questi tempi. Tuffandosi poi nella metafora, è il bagliore della cultura. Risguardi libri e dintorni, è una libreria indipendente, non legata ad alcun gruppo editoriale. Nasce dall'impegno di tre innamorati della lettura, che hanno creato un lavoro dalla loro passione. Forti di una precedente esperienza nel settore, sono riusciti nell'importante salto grazie all'aggiudicazione di fondi dal bando Io Resto al Sud. Noi ci siamo incontrati più di 8 anni fa con quell'esperienza di una libreria di catena che comunque è stata molto formativa. Lì abbiamo cominciato a costruirci, a farci le prime ossa sul mondo dell'editoria ed è nata poi l'esigenza e il desiderio di creare un nostro spazio personale. E ci sembrava doveroso, ma oltre che importante, creare una realtà indipendente che fosse sia nostra, ma dove anche i lettori e il pubblico potessero percepirlo. E abbiamo pensato proprio al centro storico, quindi di aprirlo nel cuore della città, per ridargli anche vita. E a quanto pare il fascino e perché no il profumo dei libri nel nuovo spazio ha già fatto proseliti. Non ce l'aspettavamo, siamo stati accolti da tanto entusiasmo da chi già ci conosceva e aveva comunque potuto provare il nostro amore per la lettura e la professionalità che avevamo, ma siamo stati accolti anche da tantissimi lettori molto forti che cercavano uno spazio, quindi quello che ci è arrivato come messaggio, forse il più importante, è stato quello di avere finalmente uno spazio dove poter condividere l'amore per la lettura di alcune letture e di farlo in un luogo accogliente dove sostare. E dai tre coraggiosi neoimprenditori della cultura, un pensiero a Michele Paparella, intellettuale, libraio e personaggio di spicco del mondo editoriale molisano, recentemente scomparso. Ci dispiace perché avremmo dovuto incontrarlo a giugno e non abbiamo fatto in tempo, però abbiamo avuto la possibilità di conoscere la nipote che ci ha detto una cosa bellissima, ha detto: lui non c'è più, ma ci sono io ed è come se ci fosse lui. Le idee sono tante, dobbiamo fare un po' di selezione, metterle in ordine e programmarle, però sì, sono tante, a partire dai laboratori di lettura con i bambini, gli incontri con le scuole che ci verranno già a trovare la prossima settimana con attività laboratoriali che faremo e per darvi anche un altro appuntamento imminente, quello dedicato alla settimana Nati per Leggere che faremo qui in libreria il 23 e il 20 in occasione della giornata dei diritti, avremo invece dei bambini e dell'adolescenza, avremo ospiti l'UNICEF. Eh sì, perché le librerie ormai non sono più dei meri contenitori, bensì degli spazi in cui far vivere e vivere la cultura.